Sì, lo so, volete i personaggi, eccetera, 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 ma io voglio parlarvi ogni tanto anche delle canzoni. Quindi questa sarà la prima, ma non sarà di certo l'ultima. Questa canzone è quella che canta Diamante Giallo per cercare di spiegare a Diamante Blu che non deve piangersi addosso per ciò che è successo a Diamante Rosa. Sempre tanto depressa e non sei più la stessa. Restare qui ti butta troppo giù. Sai dirmi a che cosa serva? La canzone è quasi interamente cantata da Giallo, con il sottofondo delle perle che comunque sono state costrette a cantare da Giallo. La canzone inizia con: cioè, perché dovresti voler star qui? Ok, siamo in un luogo che apparteneva a Diamante Rosa. Tu vieni qui soltanto per fartela tornare in mente così stai male? Perché dovresti voler essere qui? What do you ever see here? Che cosa c'è qui da vedere? Perché sei qui? Che cosa c'è? Che cosa c'è? That It doesn't make you feel worse than you do. doesn't make you feel worse than you do? Non ti fa sentire peggio di come stai? And tell me, what's the use of feeling blue? E qui abbiamo il fantastico doppio senso che resterà per tutta la canzone. And tell me, dimmi, what's the use of feeling blue? A che cosa serve sentirsi giù? Ma al tempo stesso, a che cosa serve provare emozioni blu? Senza la virgola significa a che cosa serve sentirsi giù, che effettivamente ha senso con la canzone. E dall'altro lato c'è il a che cosa serve provare emozioni blu? E questo già rispecchia il modo di ragionare dei diamanti, che vedono un'utilità in qualsiasi cosa. A che cosa servono le emozioni? Sono inutili, soprattutto per un diamante. Perché dovresti dare un'opportunità di lavoro, diciamo, impiegare, utilizzare le stesse gemme che l'hanno distrutta? Perché effettivamente lei si trova in una base che apparteneva a Diamante Rosa e le gemme che appartenevano a Diamante Rosa, per esempio le ametiste, non sono state distrutte o altro del genere. Sono ancora usate per qualcosa, sebbene siano ormai inutili. Why keep up her silly zoo? Perché devi continuare a mantenere il suo stupidissimo zoo? Non te ne fai nulla. Era una cosa di Diamante Rosa. Perché continui a stare qui in questo zoo e a non disintegrarlo completamente? Era una cosa che Rosa voleva, non tu. Perché non hai distrutto le cose che appartengono a Diamante Rosa? Perché le ritieni qui vive? Tanto Rosa non c'è più, sono diventate inutili. Ti fanno solo star male. Perché non le hai ancora distrutte? An army as a use, they can go and fight a war. A sapphire as a use, she can tell you what it's for. An agate terrifies, a lapis terraforms. Where's their diamond when they need their blue? You've got to be a leader, Blue. Un esercito ha un'utilità. Può andare e battersi nelle guerre. Una zaffiro ha un'utilità. Può prevedere il futuro. Un'agata terrorizza le gemme e le mette in riga. Una lapislazzuli può terraformare. Terraformare significa scendere sulla terra e modificare l'assetto terrestre utilizzando l'acqua. Cioè spostare continenti, creare buchi dove vuoi che ci siano buchi, eccetera, eccetera, eccetera. Where's the diamond when they need a blue? You've got to be a little blue. Dov'è il loro diamante quando hanno bisogno di lei, Blu? Dovresti essere una leader, Blu. Dovresti comandare. La tua utilità, quella dei diamanti, è di comandare. Perché non stai comandando? Perché ti stai piangendo addosso e lasci da parte il fatto che sia un diamante e che hai una certa utilità? Come fanno queste gemme a fare il loro lavoro se non ci sei tu a comandarle? Stai diventando inutile, Blue, per caso? Yes, of course we still love her, and we're always thinking of her. But now there's nothing we can do, so tell me, what's the use of feeling? Blue. Certo, ovvio, noi le vogliamo ancora bene e pensiamo sempre a lei, ma non possiamo farci nulla ormai. Quindi dimmi, perché sei ancora così? Perché sei ancora triste? Perché non ti è ancora passata? Ripigliati, Blu, ripigliati! Da un punto di vista, questa è una cosa molto positiva da dire a una persona che davvero continua a piangersi addosso per quello che le è successo in passato. Perché, ehi, le cose brutte succedono, non puoi far finta che per tutta la vita tu debba soffrire per quella cosa. Ripigliati! Perché perdere tempo? Perché perdere la tua vita per questo?
E da questo punto di vista Diamante Giallo ha perfettamente ragione, ma c'è l'altro punto di vista dove lei continua a dire no, 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 se sei triste sei inutile. No, non sono utili i sentimenti. Perché dovresti provare sentimenti? Il che fa pensare che, ok, lei sta cercando di tirare sul morale a Blu, con scarsissimo successo, ma ci sta provando. Ma Diamante Giallo? Perché sei così arrabbiata per questa cosa? Non è che forse tu stai peggio di lei? Oh, how can you stand to be here with it all? Come puoi sopportare tutto questo? Drowning in all this regret. Affogando, annegando nel tuo stesso rimpianto, in tutti i tuoi dispiaceri. Wouldn't you rather forget her? Non preferiresti dimenticarla? Se ti dicessero che ti do questa pillola e ti dimenticherai per sempre di lei, non preferiresti dimenticarla? Pensare che non sia mai esistita piuttosto che star così male? Credo che queste siano le cose che Diamante Giallo pensa. Proprio a livello oggettivo. Won't it be grand to get rid of it all? Non sarebbe meraviglioso liberarsi di tutto questo? Di tutto quello che provi, di tutto ciò che appartiene a Diamante Rosa? Il grappolo che distruggerà il più grande ricordo di Diamante Rosa? Let's make a plan, let's tack. Start looking forward and stop looking backward. Ok, facciamo un piano, mettiamo in chiaro che cosa dobbiamo fare. E qui c'è Let's Make a Plan of Attack, che può essere sia un facciamo un piano per ammazzare tutti quanti, una guerra o altro del genere, ma può anche essere inteso come ok, mettiamo in chiaro che cosa dobbiamo fare ora per uscire da questa situazione. Start looking forward and stop looking back. Inizia a guardare davanti a te a ciò che succederà e smettila di guardare a cose che sono già successe. Non badare a cose che ormai sono passate. Quindi effettivamente Diamante Giallo probabilmente non ha mai superato Diamante Rosa, non ha mai superato quello che è successo, sta ancora male per questo. Però si deve fingere forte. Deve fingersi forte per cercare di essere ancora utile, di essere ancora un capo e non semplicemente una che si piange addosso come fa Blu. Perché lei guarda avanti, si è già dimenticata il passato, il che significa che probabilmente non l'ha mai affrontato davvero. Ha semplicemente cercato di impegnarsi finché non ha iniziato a non star male per quella cosa, senza davvero affrontarla e superarla. Yes, of course we still love her. E qui ripete di nuovo. Yes, of course we still love her. Certo, l'amiamo ancora. And we're always thinking of her. Certo, pensiamo sempre a lei. Don't you know I miss her E qui, già dallo sguardo di Diamante Giallo, capiamo che probabilmente non voleva dire questa frase. Le è uscita per sbaglio. Effettivamente, per sottolineare questa cosa, Rebecca Sugar ha fatto in modo che lei ripetesse la frase. È una frase che in realtà lei ha già detto più indietro. Of course we still love her and we're always thinking of her. But now there's nothing we can do, so tell me. La prima volta lei dice, certo, l'amiamo ancora e pensiamo sempre a lei, ma non possiamo più farci nulla. Ma stavolta, anziché non possiamo farci nulla, ha detto per sbaglio, non lo sai che anche a me manca da morire? Don't you know I miss her? E dopo aver detto questa frase, la voce, nella versione italiana no, ma nella versione americana, si strozza nella gola di Diamante Giallo, che non riesce più a parlare, e improvvisamente entra in crisi, e si deve appoggiare perché non si regge più in piedi. What's the use of feeling? What's the use of feeling? What's the use of feeling? Ma vuole continuare. But tell me, what's the use of feeling? What's the use of feeling? What's the use of feeling? E non riesce a finire la frase. Vorrebbe finirla, ma non ce la fa. Le manca la voce. Credo proprio che Diamante Giallo soffra molto più di Diamante Blu. Perché Diamante Blu quantomeno si sfoga. Diamante Giallo, invece, si è presa da sola per le palle e si è costretta a superare questa cosa, a smettere di pensarci, a smettere di star male e tornare a fare il capo. Sebbene lei in realtà stia ancora male, ma deve fingere di non star male perché lei è una leader. Un po' come Garnet. Voi che ne pensate? Ho detto cose scontate o vi ho fatto sapere qualcosa che ancora non avevate preso in considerazione? Ditemelo nei commenti e se non l'avete ancora fatto, vi prego, iscrivetevi. Nulla ora serve più. E quindi non ha senso stare.
Non ha senso stare, non ha senso stare.